Diciamo che ogni edizione ha avuto una sua connotazione particolare e probabilmente se uno le guarda tutte in fila si accorge che c'è stata anche una crescente, una maturazione anche da parte della organizzazione nel coordinare, diciamo, questo importante momento che sono questi cicli di incontri diretti con i progettisti. E quest'anno, e appunto come veniva ricordato, abbiamo deciso di intitolare le due conversazioni di oggi con Emilio Ambaz e con Attilio Stocchi Green Code, questo codice verde, che non è il codice verde delle ambulanze ovviamente, del pronto soccorso, ma è il codice verde che si riferisce a queste tematiche della sostenibilità, dell'architettura ambientale, del green, che oggi, diciamo, sono uno dei punti principali sull'agenda sia progettuale che politica. Permettetemi però di fare una piccola, velocissima osservazione, diciamo, di premessa, che giustifica anche, che inquadra, diciamo, l'apporto particolare dei due protagonisti di questa serata, Ambaz e Stocchi, e che forse ci dà un po' anche una chiave per comprendere la particolarità delle loro proposte. Il termine green, il termine ambientale, il termine sostenibile sono diventati oggi dei mantra, come dire, tanto diffusi quanto a volte, come dire, un po' ambigui e un po' anche di moda. Sembrerebbe anche a guardare certe cronache dell'architettura, anche italiana, anche nazionale, che basti piantare un albero perché improvvisamente tutto quello che prima era speculazione diventi green e diventi sostenibile. E personalmente, diciamo, io ho molta diffidenza verso queste conversioni dell'ultimo momento e credo che la scelta degli ospiti di questa sera vi dimostrerà in maniera molto palese, senza bisogno forse neanche delle mie spiegazioni, attraverso, diciamo, le loro opere, come invece il rapporto con la natura da parte, diciamo, di un progettista, sia un architetto o un designer, è un rapporto più profondo, oserei dire quasi filosofico e certamente concettuale, che passa innanzitutto per una domanda fondamentale: ma che cos'è per l'uomo del XXI secolo, per l'uomo moderno, postmoderno, che cos'è la natura? Che cosa noi intendiamo, quali immagini evochiamo, quali concetti si muovono quando parliamo di natura? La natura, ripeto, è semplicemente mettere dei cespugli, mettere degli alberi nella città, o invece la natura è un processo, una maniera di reagire all'ambiente, un insegnamento che noi traiamo dalla biologia, dal mondo dell'organico, su come comportarci. Quindi il tema, diciamo, che noi volevamo mettere in luce attraverso l'invito ad Ambaz e a Stocchi è quello di farci vedere attraverso le loro opere, che sono fra l'altro anche molto diverse tra di loro, e questo è abbastanza interessante, non c'è un'unica architettura verde, ma, diciamo, il rapporto con la natura è un principio ispiratore che poi un architetto deve modulare all'interno, diciamo, di una visione dello spazio, della società, di che cosa sia l'architettura, diciamo, nel territorio della società, che è molto personale e soprattutto che non si riduca a delle formule vuote. Quindi il green non è l'albero, o non è soltanto l'albero, non è il pannello solare, o non è soltanto il pannello solare, non è soltanto la tecnologia, ma è una predisposizione, come dire, più profonda che deve guidare il progetto. I nostri due protagonisti sono, diciamo, molto diversi tra di loro, vedete i linguaggi architettonici sono diversi, gli approcci sono diversi, ma sono animati da una identica e soprattutto autentica passione. Nel caso di Emilio Ambaz è una passione che è cresciuta e si è maturata attraverso, diciamo, molti anni, e sono due architetti di due generazioni diverse, e che soprattutto si è sviluppata in epoche, come dire, in cui il discorso del verde era addirittura impensabile. Ho conosciuto Emilio Ambaz alla fine degli anni 70 proprio qui a Bologna
e Ambaz nel 1975-77 aveva già progettato e in parte costruito delle opere che avevano lasciato sconcertate il pubblico delle riviste, il pubblico degli addetti ai lavori, il pubblico dei guru dell'architettura, perché sembravano delle divagazioni al limite tra la land art e le, diciamo, fantasie utopiche, in un momento in cui il tema della sostenibilità e del verde non era non solo all'ordine del giorno, ma non era neanche nella sensibilità di quelli che erano i grandi architetti di quel momento. Va riconosciuto ad Emilio Ambaz la capacità di aver saputo sviluppare, irrobustire e soprattutto continuare con una grande ostinazione poetica questa sua rivoluzionaria tendenza a concepire l'architettura come un patto di riconciliazione con il mondo. Emilio Ambaz negli anni, alla fine degli anni 70 scrive questo suo manifesto Green over Grey, forse, ah no, lo vedo io sullo schermo, ecco, non lo vedete ancora voi. Un manifesto, diciamo, che è stato raccolto soltanto da poche persone, da poche antenne più sensibili, in cui si sosteneva esattamente questo. L'uomo moderno, ormai già anche l'uomo postmoderno, cioè una fase di sviluppo dell'industria molto avanzata, ha un compito principale, fondamentale, quello di riscrivere un patto con la natura, un patto che l'architettura modernista, l'architettura, diciamo, razionalista aveva completamente sottovalutato e trascurato e che invece Emilio con grande lungimiranza vedeva come uno dei fondamenti su cui si sarebbe dovuto muovere tutta l'azione progettuale dei decenni a venire. E le opere che lui ci mostrerà, ve ne renderete conto di persona senza molte spiegazioni, sono state una straordinaria anticipazione di tante soluzioni che oggi passano per essere le novità del momento, come per esempio, non so, mettiamo il bosco verticale, che forse tutti quanti voi conoscete a Milano. Quando uno vede negli anni 70 Emilio Ambaz è stato il primo a concepire gli edifici ricoperti di vegetazione strutturale, e come dice Renzo Piano, l'albero e il verde non sono un cosmetico, ma devono essere con le radici, devono essere strutturalmente legate all'architettura. Quindi stiamo parlando degli fine anni 70, non oso neanche immaginare quanti anni sono passati, fate voi il conto. Emilio Ambaz è stato il protagonista di tutto questo. Per questo motivo, Emilio, puoi venire qui sul podio, per favore? Ecco. Ecco, nonostante, come vedete, sia elegantemente vestito come un professionista alla moda, Emilio Ambaz è stato definito da James Wines negli anni '80 come il messia dell'architettura verde. Ecco, io vi presento questo messia. Grazie. Fulvio, mille grazie, che Dio ti perdoni. Io sono molto grato all'organizzazione del CERSAI che mi ha invitato, alla signora Ruviani che ha organizzato tutto così bene, a Fulvio Iracci che ha avuto la osadia di invitarmi, e sono contento molto di essere insieme con l'architetto Stocchi, che è bravissimo e vedreste della cosa molto bella che lui fa. Questo non va indietro? Ok. La presentazione la divido in due parti. Una premessa di tipo pratico per spiegare un pochino che cosa sono questi progetti e dopo una presentazione premessa di tipo spirituale. Non ho il coraggio di chiamarlo ars poetica, perché quello sarebbe la nozione che Orazio aveva di insegnare poesia, certamente la ultima cosa che ho in mente, però sì, possibilmente una presentazione delle ragioni spirituali per le quali faccio certe cose.
Questa è una casa che ho disegnato moltissimi anni fa, 1975, e ci sono voluto quasi 25 anni perché potesse costruirla, però è stata costruita esattamente come fu disegnata nel 75. Questo si trova a 40 km al nord di Siviglia, un clima tremendamente calido, e io ero preoccupato di questo terribile calore che fa lì. Quello che vedete è un palazzo che molta gente, una casa individuale, molta gente pensa che è sottoterra, e io, Fulvio, non ho mai fatto niente sottoterra, perché costa moltissimo, perché è un enorme rischio per i lavoratori, perché tutto le può cadere sopra, perché è difficile di insulare la casa se sei sottoterra. Pertanto io faccio tutto sopra livello zero. Dopo arrivo con delle macchine e copriamo il tetto e le pareti, naturalmente non le finestre, con della terra, come una maniera di isolare la casa della temperatura calida in Siviglia. Così, in una maniera quasi non pensando, perché io non penso, io faccio immagine, ma non penso con parole, ha uscito questo progetto, nel quale ci voleva, in una certa maniera, una indicazione che si trovava una casa qua. Però quello che voi pensate che è dentro del paesaggio non lo è. Quel balcone è un balcone originale mesoarabico del Settecento che ho comprato e messo sulla casa. Il posto è glorioso, è bellissimo. C'è questo lago di più o meno 9 km di lunghezza, e quelle taglie nella terra che vedete sono dei lucernai, e l'altro taglio molto più grande è un patio di tipo informale, di maniera che si possa creare ventilazione crociata fra il patio formale, quello quadrato, e il patio informale. Dopo si può salire quelle scale, una delle scale serve a salire, l'altra serve a scendere, e dentro della parete vedete un taglio, però è un taglio con una profondità, e dentro di quel taglio scorre acqua, di maniera che quando incominciate a salire l'acqua ha preso velocità, c'è molto rumore, man mano che salite la cosa diventa un silenzio liquido più o meno fino che arrivate in alto. Non preoccupatevi, ci sono dei corrimani dentro del taglio nella parete, pertanto non è così rischiosa come sembra. I signori che usano questa casa allevano cavalli, e il cavallo era molto curioso di vedere al fotografo. Okay. Tutta l'acqua che gira per quella parete va a finire in questa fontana e dopo viene ricircolata. Però voglio dire qualche cosa, come ho già anticipato il professor Iraci. La nozione in Occidente che la creazione dell'uomo sono diverse e separate come entità che sono in contrasto con la natura ha esaurito il capitale intellettuale e etico. Esiste adesso un giardino fatto dall'uomo che sta emergendo e che sta in una certa maniera soprassando sopra il giardino che ci è stato originalmente dato. Io penso che dobbiamo creare una nozione d'architettura atectonica, dove l'architettura viene vista come una componente di quella natura fatta dell'uomo che stiamo creando volontieri o involontariamente. Io vedo lo scopo principale dell'architetto di essere quello di riconciliare la natura fatta dall'uomo con quella che ci è stata data. Non è una novità. Ci sono stati dei precedenti. Già alla fine del secolo XIX, la città giardino, the Garden City, che le teorie di Vannevar Bush avevano già avanzato, l'idea della redenzione urbanistica proponendo la casa nel giardino, ossia la casa circondata di un giardino, 40% per la casa del terreno, 60% del terreno per il giardino, ma in questa formula ogni componente rimaneva indipendente l'una dall'altra. Era una buona idea, ma non era sufficiente. Io penso che dobbiamo stabilire un patto di riconciliazione per avere ambedue,
il palazzo è il giardino, la casa è il giardino, 100% di uno, 100% dell'altro. In questa formula la casa o il palazzo dà indietro, ritorna, in la maniera dei giardini che sono accessibili, una gran parte, se non tutta, la terra che il palazzo copre. Per gli ultimi 40 anni ho cercato di trovare una maniera di costruire che possa integrare architettura e natura. È una maniera, ci sono molte altre, questa è la mia. In tutti i miei progetti ho cercato sempre di ritornare nella forma dei giardini, quasi tutta la terra, se non almeno una gran parte della terra che il palazzo copre. Quella nozione di ponere il verde sopra il grigio, ossia il morbido sopra il duro, indica una possibile maniera di creare nuovi tipi di residenze in termini urbanistici che non alienano ai cittadini del regno vegetale, però creare un'architettura che è inestricabilmente tessuta dentro del verde, dentro la natura. Farò vedere certi esempi, un palazzo in Giappone, la città di Fukuoka, in Phoenix, in Arizona, e fuori Roma, e anche di nuovo un altro palazzo in Giappone, però dopo lo identificherò, che dimostrano che è possibile avere il verde sopra il grigio. Questi palazzi, io credo, presentano un'evidenza che la nozione prevalente che le città sono per i palazzi e i suburbi sono per i parchi è erronea e malsana. Qualcuno di questi progetti, io credo, presentano l'idea che è possibile avere le due cose, il palazzo e il giardino. Okay. Questo edificio con il quale abbiamo incominciato è stato il primo e nel quale io non ho, come ho detto prima, non penso, io creo immagini. Dopo di aver fatto questa immagine ho cominciato a pensare che cosa significava aver coperto il tetto con verde, e con terra in realtà, e le pareti con terra, eccetera, eccetera. E ho cominciato a dedurre di questo un certo sistema di idee che potevano essere possibilmente trasmissibili. Tanto adesso vi faccio vedere altri esempi. Questa casa viene usata da una coppia con due bambini. E che sono montagne verdi nel centro città. La città è, questo è un palazzo nella città di Fukuoka che è diventato il palazzo del comune. Non era nato per essere così. Questo è un plastico del palazzo. E l'idea era che la città non aveva denaro e aveva bisogno di tale, come sempre, e avevano una piazza di 2 ettari e avevano proposto a 2 compagnie di assicurazioni di affittarle il terreno in un sistema che si chiama in inglese leasing a cambio di che loro costruissero un palazzo, pagassero un affitto annuale per 70 e tanti anni, eccetera, eccetera. E pertanto una delle compagnie ha invitato a Kurokawa, Kisho Kurokawa, che era un buon architetto, e a me un altro. Io volevo dare indietro alla gente di Fukuoka che non aveva un'altra piazza che questo, tutta la piazza che l'aveva stata tolta, quella metà della piazza che l'aveva stata tolta. In più voleva che potessero salire su questo palazzo a vedere la baia di Fukuoka, che è molto bella, quasi come la baia di Hong Kong. In più voleva avere come se fosse un grande auditorium per concerti e diverse cose che succedono. Vediamo se sono riuscito, neanche per sogno. Sì. No. Da qualche parte si trova un punto rosso. Scusate. Potete vedere. Non vi racconto una quantità di storie, però la cosa curiosa era che io non dovevo vincere Kurokawa, era tutto sistemato dans les vieilles façons japonais. E c'erano 46 persone nella giuria, 45 hanno votato per il progetto Furukawa, uno ha votato per me, possibilmente si trova in quel canale adesso, e il problema era che non essendo unanime, sindaco non poteva approvarlo. Pertanto un giornale, Asahi Shimbun, che è un giornale un pochino della sinistra giapponese, ha fatto una cosa unica, si è messo a discutere, un giornale giapponese non discute mai queste cose, e ha chiesto a tutti che dicano
quelli della città, le ha chiesto che scrivano dicendo qual pensano loro che è più simpatico, mettiamola così, per la città. E curiosamente il pubblico giapponese, che è molto apatico, perché non crede che può cambiare niente, e possibilmente non si sbaglia, ha scritto. E pertanto la decisione ha passato al governatore della regione, che ha dato il premio al mio cliente, il quale era scandalizzato, era vergognato, e mi ha preso più o meno per il collo e mi ha portato da fronte al cliente del signor Kurokawa a che mi scuse perché io ero un salvaggio straniero che non capivo niente e che non mi avevano mai stato chiesto che io doveva vincere. Devo dire una cosa, che è il piacere di costruire in Giappone. Le cose sono costruite bellissimamente, sono due paesi splendidi, Giappone e Italia, per costruire delle cose. Gli artigiani sono gloriosi. Qui vedete, è un palazzo maggiormente d'uffici e la città si è trasportato anche i loro uffici qua e usano il disegno che ho fatto, il disegno originale che ho fatto su un pezzo di carta gialla, come il logotipo della città. E c'è uffici, ci sono 500 parcheggi, c'è un teatro occidentale con 2000 posti e ci sono dei negozi, una quantità di cose in questo palazzo. Però dimostra che si può avere il verde nel centro della città. Questo è un progetto in una nuova città e il cliente si è presentato con me e il mio progetto al Japan Housing Authority, che stava costruendo questa nuova città. Il cliente voleva fare un palazzo che il cliente era un proprietario di 250 grandi magazzini. In quelli erano gli anni nel quale volevano che i loro impiegati imparassero maniera di mangiare all'occidentale con fork, coltelli, diversi tipi di cose. E pertanto aveva creato questo che teoricamente sarebbe come un albergo, ma non era un albergo, era soltanto dava residenze, erano 100 camere per i loro impiegati. Però dentro di questo ci sono fabbriche che fanno tartine, diverse cose, imbottigliano vino, c'è una cappella grande per sposalizi, c'è una quantità enorme di cose dentro qua. Adesso il clima qui permette di avere un giardino all'aperto, però in inverno la cosa non è così gradevole. Pertanto ho fatto questo che è come una specie di grande serra. Qui lo vedete un po' nel plastico. Dell'altro lato ho messo terra, e uno dei vantaggi di questo, che è la stessa cosa nel palazzo che vi ho fatto vedere prima, è che in Giappone, per legge, si devono provvedere 4 torri di uscita di emergenza in caso di terremoto, incendi. Queste torri devono avere una larghezza di 2,40 m. Se voi pensate che il terreno costa tanto in Giappone, questo è bellissimo essere architetto in Giappone, perché non gli importa il palazzo che uno fa, loro vogliono preservare solo la terra. Era un costo abbastanza grande dedicato a questo. Pertanto qui, come nel palazzo che avete visto prima, la gente può uscire in caso di un'emergenza direttamente, e nel caso del palazzo anteriore, sulla gradinata, in questo caso direttamente sul verde. Qui nel plastico non si vede molto bene, però è pieno di finestre, pertanto non è che questo, se non avesse avuto finestre, non avesse passato il permesso del municipale per costruire. Anche orientato verso il tramonto del sole, e ho creato un lago anche per questo, con una piccola cascata, eccetera, eccetera. Però diventa una possibilità anche di avere la terra che insula l'edificio, che guarda verso l'ovest, che è quando si raccoglie più riscaldamento. Ha anche una parte che vedete qua, non ho il coraggio di toccare il bottoncino. Sì. Ma non arriva lì. Vabbè, credetemi. Di questo lato, alla sinistra, c'è una parte di sports, una palestra enorme con tutto. E la palestra e il palazzo, tutti guardano a questo giardino d'inverno. E dentro, come vedete, ci sono delle grandi sale dei matrimoni, le fabbriche, tutto quello che ho spiegato prima. Il gran problema qui ho avuto con il Ministero delle Costruzioni, perché loro volevano che questa facciata fosse rigida, una struttura tridimensionale rigida. E io dicevo, non c'è assolutamente niente che possa resistere un terremoto. Il Giappone è pieno di terremoti. Pertanto ho proposto di fare questa facciata che si muova, come si muovono le ali di un aereo. Abbiamo dovuto costruire tutta una sezione in scala 1:1 per farli vedere come questa cosa si muoveva.
Il diavolo ha voluto che ci fosse un enorme terremoto a Kobe, che si trova a 20 chilometri di qua, e il palazzo ha resistito gloriosamente bene. A Dio grazie non del tutto. Dico a Dio grazie perché mi hanno portato al bagno e nel sottoterra a farmi vedere che in uno dei bagni c'era una piccola fessura nella parete, e questo a loro ha fatto molto contenti perché significava che il palazzo non era perfetto e pertanto i dei non dovevano essere offesi. C'è questo giardino d'inverno che risulta difficile credere, ma tutte queste sassi che vedete non sono veramente sassi, sono sassi come quelli che faceva Gilardi una volta, sono tutti di poliuretano, però perché dobbiamo essere in grado di poter mettere un camion dei pompieri per poter fare qualcosa. Anche naturalmente ci sono tutti i sprinklers sulla facciata che non fanno non c'è bisogno di avere quel camion, però la normativa non è stata cambiata e si doveva rispettare. Non pensate che la burocrazia è solo italiana. Questo è un progetto che ho fatto moltissimi anni fa. Si sono già celebrati, l'anno scorso sono arrivati 30 anni dell'inaugurazione e è tenuto gloriosamente bene. Si trova in San Antonio, in Texas, e quando il filantropo che ha donato questo è venuto a visitarmi, mi ha lasciato un po' perplesso. Dico, una grande serra a San Antonio con il clima glorioso che avete lì, perché bisogno ne avete? Dice, no, lei non sa, del Canada arrivano dei venti a 160, 180 km l'ora e in 4 ore scende la temperatura 12, 14 gradi, centigradi, e le piante muoiono, pertanto dobbiamo proteggere le piante in questa maniera. In più, naturalmente c'era bisogno di tutta una struttura per poter tenere delle tende, per coprire le piante del sole, perché c'è molto sole. Il problema con tutte queste cose dei regali filantropici è che c'è una grande volontà, c'è un'enorme intelligenza e non c'è mai abbastanza denaro. Pertanto ho dovuto inventare una tecnica di costruzione per poter fare di maniera da ridurre i costi. Pertanto quello che vedete è i vetri sono stati incollati 30 anni fa, quando ancora non si faceva, direttamente sulla struttura di alluminio. Non si è mai rotto assolutamente niente, salvo quando qualcun buon tesano passava con la macchina e sparava con il fucile. Un'altra cosa che ho proposto al cliente era che non tutte le piante soffrono tanto con una caduta della temperatura. Ci sono certe piante che, se le proteggiamo un po' del vento, la temperatura possono tollerarla, il cambio di temperatura. Pertanto ho creato questa corte, e qui all'inizio, questa è una foto presa il giorno dell'inaugurazione, 10 anni dopo potete vedere le piante crescono e 20 anni dopo è diventata una vera giungla. Pertanto la cosa ha relativamente funzionato. E di nuovo quasi tutto il terreno che il palazzo copre è stato dato indietro, e se la terra non è tutta fuori, la terra è dentro per permettere alle piante di sopravvivere. Questo è quando il tetto bacia il terreno. Questo è un bellissimo posto di gente che fa un lavoro straordinario, che sono gente che ricoverano le occhi di persone che hanno fatto un testamento e stanno allo stesso tempo sviluppando tecniche per creare occhi utilizzando delle cellule staminali. Questi hanno già quasi 30 anni di questo lavoro, allevano la polizia, allevano i pompieri per di maniera di poter ricoverare questi occhi, però pensavo che la gente che viene qui per un'operazione, un intervento chirurgico, scusate, non vedono tanto, vedono sì una nuve verde, però esattamente non vedono. Pertanto volevo che le piante fossero piante aromatiche, in maniera che si rendessero conto. Queste due pareti, mi è stato detto dopo che io mi sono ispirato nel dipinto di Michelangelo e nella Cappella Sistina, io non penso di nuovo, come ho detto, io faccio questo perché è un'immagine che mi è venuta, sì, le volete dare quella spiegazione, exegesis, è molto elastica e permette quello che si vuole. La sezione indica più o meno di nuovo la stessa cosa, uscite d'emergenza sono direttamente sul tetto verde per evitare di nuovo consumare il terreno, lo spazio interno. Non vado qui a annoiarvi con una spiegazione di tipo tecnica, eccetera. Quello che vedete nella parte di dietro della fotografia è l'ospedale di Mestre Venezia.
come sapete, Mestre Venezia ha un singolo sindaco. Quello è una tragedia perché Mestre ne ha 270.000 persone che votano e Venezia ha solo 35.000. Pertanto sappiamo dove c'è il cuore del sindaco, sì, ne ha uno. Ho cercato di fare un ospedale che non fosse come gran parte degli ospedali che sembrano dei baracchi militari che sono adatti a fare un ristorante, un ospedale dove uno arriva e si sente che è un intruso ma non ricevuto e mal visto. Ho voluto che qualcuno che viene all'ospedale si senta ricevuto con un bouquet di fiori o di piante. La metà delle stanze guardano tutti a una gran serra interna, l'altra metà guarda a giardini privati. Sono 660 letti in questo ospedale. E nella sezione potete vedere la parte che vi spiegavo. Perché insisto, non ci riesco mai. Vabbè. La questione con questo ospedale era che uno doveva disegnarlo di maniera che con gli anni si sa che la gente avrebbe rimasto lì molto meno giorni dell'abituale adesso, e pertanto certe stanze dovevano essere trasformate come se fossero alberghi per i parenti dei pazienti. Però si doveva allo stesso tempo poter disegnare in maniera che tutta la parte tecnica dell'ospedale potesse espandersi. Tanto era un progetto abbastanza complesso che, scusate, io di ospedali non so molto, pertanto ho lavorato con un architetto con grande esperienza in questo campo. Questa è una foto del giorno delle inaugurazioni. Io sono un po' come una tigre, una volta che ho avuto i piccoli tigrini non ritorno mai a vedere. Mi dicono che adesso è assolutamente coperta di piante, per questo è il primo giorno. Ci sono anche degli spazi. Mi muovo senza cadere. Qui dove la gente che deve camminare, non so come si chiama, con il flebo, no? Si chiama così? Ecco, la gente che deve camminare con il palo che ha dei flevi, no? Possono camminare senza essere visti, sì, grazie. Esatto, di maniera che non siano, non diano negli occhi ai visitatori, allo stesso tempo siano un po' più tranquilli. In questo caso il verde non è fuori, il verde è tutto dentro. Questo è un progetto per un signore che ha ereditato dal padre una quantità di terreno abbastanza grande, 4 ettari, e quasi sul Mar Ionio, e di fronte a una foresta. Naturalmente a me mi vengono tutti quelli clienti con delle cose impossibili, e naturalmente i forestali non vogliono che si costruisca niente, e hanno ragione. Però io ho dimostrato a loro che c'era una zona, questa zona che vedete qui, che non era coperta di verde, di alberi, e che pertanto se possiamo costruire lì, il cliente avrebbe pagato per la riforestazione della gran foresta, perché questo è il grande problema, il costo del riforestare, il costo che significa molte volte che molte piante cominciano a crescere, e come ho scoperto in altri progetti, non danno più ossigeno, danno nitrogeno all'acqua, e pertanto creano dei gravi scompensi nella foresta. Queste sono parte residenziale, quelle quadratini o rettangolini che vedete nella facciata sono logge. Nel sud d'Italia la gente ha l'abitudine di essere seduto nel patio e mangiare la cena, eccetera, eccetera. Qui ho voluto fare almeno una cosa abbastanza vicina, senza essere esattamente lo stesso, e le ho dato questa loggia, che in realtà sarebbe la dimensione di tutta una stanza, in maniera che la gente possa salire, però come vedete manca una parte della facciata, perché quello è all'aperto, completamente aperto, e c'è tutto un sistema di movimento delle macchine, di maniera che non possano investire nessun bambino, eccetera, eccetera, tutte quelle cose. Questa è un'altra parte di questo complesso, questo è un centro wellness, che anche questo è verde, e un'altra parte residenziale, quella cosa che non si vede molto bene nella foto purtroppo, e quella specie di nuvola verde che vedete, una specie di nebbia, non nuvola, ma nebbia verde che vedete di fronte alla facciata, quelle sono delle reti verdi, di maniera che le piante crescano sulle reti, con una maniera di nuovo di creare ombra. Questa è la parte residenziale ancora in costruzione, però già incomincia a vedersi un po' il verde.
un museo per un molto interessante collezionista di arte sino-taiwanese, una collezione seria, e voleva un museo, e questo si trova in Taiwan. Taiwan è anche soggetto a terremoti, pertanto il palazzo è simmetrico per evitare di creare dei momenti asimmetrici che crearevano che il palazzo si spiazzasse verso un lato se ci fosse un terremoto. E le pareti che vedete sono alluminio anodizzato oro, perché mi dicono che in cultura cinese l'oro attrae, credo che sono gli unici. E quello che vedete sopra è un posto dove avere delle sculture all'aperto, e il tetto di nuovo è tutto verde, e c'è un ingresso formale quando è venuto il presidente di Taiwan a inaugurare, se ci voleva una cosa molto monumentale. Però quello che vedete anche qui alla sinistra in basso della fotografia è un ingresso notturno, di maniera che il museo possa permettere ricevere visitatori per eventi di tipo notturno, conferenze e altri tipi di cose, senza dover entrare nel museo, che significa sempre un rischio, che significa molti guardiani ci vogliono, costi, eccetera, eccetera. Questa è una maniera di evitare. Io ho parlato con il cliente che volevo orientare il palazzo secondo le regole del Feng Shui, mi ha guardato con totale spregio e mi ha detto: a me non credo in queste cose, però non ha detto che non lo potevo fare. E quando le ho spiegato che ho fatto questa cosa così, che si incrocia di maniera che gli spiriti cattivi vengano agganciati del collo in caso che voglia entrare nel palazzo, di nuovo, però mi ha lasciato fare. L'ingresso di servizio per la parte di dietro, lo vedete qui nella parte bassa del diapositiva. Scusate se io corro, però mi hanno detto che ho un tempo limitato. Questa è la casa per una famiglia americana, che come ogni piccola famiglia americana ne ha solo 1200 ettari di terreno, che hanno comprato in una vallata, che una volta si chiamava la vallata della luna, perché la luna transitava fra due file di colline, e si hanno costruito una casa. Questa è la casa che guardate, la casa del del guardiano, mettiamolo così, sì, con parole per me semplici. E c'è questa parete alta falsa, nel senso del Far West. Questo si trova in Montana, nord-ovest dell'America, con la grande tradizione delle false facciate che sono molto più alte che il vero palazzo dietro. Qui vedete che lui ha un porch, e lui e la moglie possono seduti qui e bere qualcosa e vedere chi entra nella casa. La signora è una straordinaria collezionista di arte di avanguardia, veramente dura. E questa, la collezione è veramente una collezione impressionante, e questo è soltanto, ospita una piccola parte della collezione, però è il suo museo privato, con il circolo che vedete indietro lì, la parte delle sculture. E di nuovo, la facciata è una facciata che viene supportata da questi tronchi, perché c'è vento e pertanto c'è bisogno di assicurarsi che la facciata non vole. Questa è la casa della famiglia, una tipica casa americana, 1200 metri quadri, e la fotografia del plastico è monumento più o meno. Questa è una foto di nuovo appena finito, ancora non avevano cresciuto le arrampicatrici sulla facciata, come vedete appena. Quello che vedete in fondo è quel museo che vi ho fatto vedere prima. Questo laghetto si trova lì perché ambedue la coppia hanno studiato ittiologia, pertanto sono molto interessati in pesci. Qui vedete che il palazzo è coperto con terra e anche supportato lateralmente con queste pietre. Quelle colline che vi ho detto sono quelle di là. Questo è un progetto che è fatto per Eleni. Come ricordate, Eleni si trova nell'Eur. Eleni aveva negli anni 1967 costruito il primo palazzo di curtain walls. Non c'era una grande esperienza in quegli anni in Italia di fare curtain walls. E con gli anni si è scoperto che entra il vento, entra la pioggia, e volevano cambiare completamente la facciata. Cambiare completamente la facciata significherebbe rimuovere tutta la gente che lavora a Leni dentro questo palazzo, 20 piani, e per 2 anni creare dei grandi scompensi nel lavoro.
e avevano invitato a tre architetti, Jean Nouvel, a un signore belga che Dio mi perdoni, non mi ricordo il suo nome, e a me. Ambedue hanno proposto delle facciate nuove. Io ho detto che, francamente, per rimuovere le facciate vecchie avrei bisogno della scaffalatura. Si faccia la scaffalatura di 1,20 m, è normale, però se lo faccio di 3,60 m di larghezza, non è che aumento le colonne per tenerla, aumenta solo la superficie di legno o di metallo, e metto nella metà, a 1,80 m di distanza dalla vecchia facciata, un solo panno di vetro. Questo panno di vetro nuovo ferma il vento, ferma la pioggia, ferma il rumore e permette che nessuno debba uscire dal palazzo, si possa continuare a lavorare perfettamente bene e fuori, ossia fuori di quel vetro o il 1,80 m che rimane ancora libero, si possono mettere delle piante non coperte di vetro, perché come sapete Roma ha un clima abbastanza buono e se ci mettiamo del vetro affriggerebbero, come si è visto in altri progetti. E questo è un palazzo di più o meno, questo è un progetto di più o meno 20 tanti anni. Anche questo è un progetto di molti anni fa, che non voglio entrare nella storiografia di come è risultato. Questo è un palazzo disegnato per un gruppo di persone che in Messico volevano, e si sono dedicati finalmente, a far programmazione di computer per aziende. Quello che vedete qua, una delle pareti è una specie di billboard, come quella che ci trova per descrivere cosa succede dentro. L'altra parete inclinata è una parete per raccogliere del sole e riscaldare acqua. Non era la maniera più efficiente di farla, abbiamo scoperto, perché non c'era nessuna più efficiente in quel momento, però serviva come per indicare che qui avrebbero alloggiato, lavorato gente con un spirito abbastanza avanzato. Come vi ricordate bene, quando Hernán Cortés è arrivato a Messico, si è trovato con un sistema di canali quasi tanto sofisticati come quelli di Venezia, che lui ha fatto coprire. Però ancora, se voi mettete un dito nella terra, ne avrete dell'acqua. Pertanto, quello che ho proposto qua per alleggerire il costo della costruzione è creare una piscina di 150 metri per 150 e, invece di costruire officine, far le officine come galleggianti, delle zattere galleggianti, più o meno 15 metri per 15 metri ognuna, che come vedete vengono portate da un posto all'altro secondo il progetto che ognuno ha. In questi anni ancora si usava le grandi computer di IBM e pertanto quello generava molto calore e ci voleva una maniera di dissipare quel calore, perché si trova sotto quella piattaforma bianca che vedete lì, e pertanto ho utilizzato un'idea di Harry Kluwer che ha utilizzato nella Expo di Osaka, che era questa nuvola di acqua fresca che polverizza la molecola dell'acqua, la molecola in realtà, a un punto tale che se vi cade sopra non vi umidisce, soltanto vi rinfresca. Ha questo vantaggio di rinfrescare, ha l'avvantaggio di recircolare l'acqua della piscina perché non venga stagnata e in più crea un arcobaleno, lo qual significa che la gente che è fuori pensa che questo è un tempio magia o una chiesa cattolica del XVI secolo dove la gente era fuori e i dei erano dentro del tempio e i signori anche. Io le ho detto che francamente non vedevo che bisogno avevamo di avere tutto questo ufficio, la gente poteva perfettamente lavorare con il computer in casa. Mi hanno guardato dicendo ma è un po' matto questo, però non lo hanno detto a voce molto alta. Però francamente gli ero proposto che potevamo lasciare una sola di queste zattere coperta di fiori come se fosse il giardino di Xochimilco e la gente a casa no, non mi credevano, però va. E nel 1992 si celebrava i 500 anni della scoperta di America. Spagna ha avuto dal BEI, del Bureau d'Exposition Internationale, il permesso di fare un expo universale, lo qual significa che tutti i membri del BEI devono partecipare. E
avevano invitato il governo spagnolo a 12 architetti che rappresentavano le colonie spagnole di una volta, Portogallo, Austria, eccetera, si sono soltanto dimenticati una piccola colonietta che si chiamava Sud America. E pertanto alla fine si sono reso conto che io ero sudamericano e mi hanno invitato, pertanto io ero il numero 13 di questa storia. Io ho proposto che in realtà ci sono tutte queste expo che servono per costruire i palazzi, che dopo diventano elefanti bianchi, perché non c'è sempre il denaro per costruire, non c'è mai il denaro per rimuoverle e dopo non servono a molto, e che potevamo perfettamente prendere una buona lezione di Daniel Burnham, che nel 1892 ha creato l'Expo Universale di 400 anni, però lo ha disegnato in maniera tale che poteva servire per l'espansione futura di Chicago. Pertanto io ho proposto a loro che invece di disegnare per il 1992, disegniamo per il 1993, per quello che le serviva alla città di Siviglia. E invece di costruire dei palazzi che mettevano radici, perché non andava il ministro delle relazioni estere a ogni paese a dire: sentite, 500 anni fa abbiamo mandato 3 barche che hanno scoperto un nuovo mondo per il vecchio, perché non ci mandate una barca che ci fa sapere che cosa avete fatto in questi 500 anni, che cosa sognate per il futuro? E queste barche venivano installate e dopo se ne andavano e lasciavano queste tre lagune artificiali, e allo stesso tempo non c'era problema di traffico, perché a lungo questo canale che vedete qua c'erano dei vaporetti che potevano partire e arrivare a diversi posti, pertanto non c'era congestione. L'unico palazzo che avrebbe rimasto era questo qua, in fondo della diapositiva, quella cosa circolare che sarebbe per l'università, e in alto la diapositiva ci sono 2 teatri, e con la terra che io rimuovevo, pensavo a rimuovere di questa isola, perché è una isola artificiale, e si avrebbe costruito queste piccole colline e si avrebbe messo contro una di quelle un stadio a metà, perché la metà che dà, dopo le 19 ore, 20 ore, dà la schiena al tramonto, pertanto che sennò fa un calore tremendo. In più io volevo creare queste piccole colline di maniera che i bambini di Siviglia non pensano che i genitori le raccontavano storie sulle bellissime colline di Siviglia dove non c'è una sola, che sono i poemi di Antonio Machado. Ok, scusate. Questo è Monte Carlo, come sapete Monte Carlo, un piccolo appartamentino costa 120.000 euro al metro quadrato in centro, adesso si è andati in periferia, solo 50.000 al metro quadrato, pertanto ogni metro di terra è tremendamente prezioso. Questo è il porto della Condamine, e io ho proposto che invece di creare una città nel mare, come stanno facendo adesso, con un costo preventivato di 3.000 milioni, che sicuramente arriverà a 6, si poteva perfettamente utilizzare il porto e senza perdere un centimetro lineare di muraggio, si poteva prendere questa curva che vedete, questo arco, fermarlo nei 2 punti estremi, destro e sinistro, e capovolgerlo facendo così. Di maniera che si creavano 10 ettari di terreno, 5 per un parco, per una città che aveva già dato via la unica piazzetta che avevano di 80 metri per 80 per fare di nuovo più palazzi, e c'erano 5 ettari anche in più per alberghi, anche per residenze, per una quantità di cose, e non c'era bisogno di costruire una diga in cemento, si poteva fare una diga in cemento, terra-cemento. E in più quella linea bianca che vedete così risolve un problema drammatico per Monaco, che è chiamato la curva della Rascasse per la Formula 1, perché è molto rischiosa. E c'è una buona idea di rimuovere la Formula 1 da Monaco se non si risolve quel problema, per il grande rischio che rappresenta. Come vedete c'è di nuovo l'arco, e pertanto non manca niente, perché la città, il Principato, deriva delle ingressi tremendamente alti per ogni yacht o navi che si viene ammurrata. Qui i padri di Salamanca mi hanno chiamato dicendo che volevano che io le facessi un parco in questo che una volta era la Piazza de Toros. Se io vi fate un parco con alberi, non si vedranno queste bellissime facciate dei Churriguera, zio e nipote, che sono una gloria dell'architettura barocca spagnola. Pertanto ho proposto che invece di mettere degli alberini che inibirevano la vista delle facciate, si poteva
far passare, creare una specie di gradinata e attraverso la gradinata far passare questi alberi che in estate farevano dell'ombra e in inverno alberi con delle foglioline piccole avrebbero caduto e sarebbe facile depulire, e allo stesso tempo in inverno il sole avrebbe riscaldato questa gradinata e avrebbe servito anche come una maniera di mantenere il riscaldamento in una maniera passiva. L'idea era che il top degli alberi non avrebbe inibito la vista alla gente che cammina o è seduta lungo i porticati che circondano tutta questa piazza. Qui c'è stato un signore molto simpatico con 3 dottorati di Harvard che è venuto a vedermi, a dirmi che ha comprato 1200 ettari al nord di New York, dove ci sono delle colline abbastanza alte, di Catskills, e che voleva che io facessi un albergo. Ho detto, sentite, lei ha comprato 1200 ettari di terreno proibito, non si può costruire niente, neanche una casa per il cane, è completamente proibito, perché non compra 30 ettari di terreno legale invece di questi 1200 ettari di terreno illegale? Dice, oh, non importa, lei farà che mi diano il permesso. A me vengono clienti così. E ho disegnato l'albergo. Di questo lato c'è la parte dell'albergo, questo è mimesis perché in una certa maniera rappresenta le curve del terreno, e questo segue esattamente le curve del terreno. Da un lato destro della foto c'è l'albergo, dall'altro lato c'è la parte wellness, la palestra e diverse cose. E un certo bel giorno mi arrivano 7 gruppi ambientali allo studio con il loro avvocato ambientalista che era Robert Kennedy Jr. E credo che portavano delle asce, abbastanza vicino a cosa. Convinti che io avevo disegnato delle scatole, delle scarpe con delle finestrine quadrate. Quando hanno visto il plastico si sono sciolto, non c'è stato problema, perché loro erano preoccupati della gente che cammina, perché qui nella foto non si vede, perché nel plastico non potevano farlo, però ci sono delle colline molto più alte, pertanto la gente cammina sulle colline con una passeggiata, va? E avrebbe visto un palazzo, che era quello che a loro preoccupava. Qui avrebbero visto maggiormente verde e niente altro. Le hanno dato permesso a costruirlo. Purtroppo il povero uomo ha avuto il cattivo gusto di morirsi. Come vedete, non sono un fanatico, non tutto è verde. Questo è veramente metallo. E questo è 2 palazzi di uffici in Phoenix, Arizona, dove fa un calore monumentale. Ho camminato in Arizona all'ombra con 44 gradi centigradi. E se lei mette piante fuori, friggono. Le piante sono però dentro. Sono 2 torri e le ho messe in maniera tale che si crea una specie di passaggio fra le 2 torri, dove c'è sempre naturalmente ombre, perché la gente userebbe questo passaggio per andare a quella cosa che vedete, parte sinistra alta, che è un grande campo di sport per basketball, soccer americano, non so, football americano, non so come si chiama, però va, è in italiano. Ok, grazie. E sempre sarebbero in ombra. Un altro vantaggio era che facendo di questa maniera, tutti questi sono uffici solo per avvocati, perché la Corte di Giustizia si trova molto vicino, avrebbero tutti avuto delle possibilità di avere molte più finestre a un angolo. In più ho fatto il palazzo di maniera che ci sono un ingresso privato per ogni ufficio, ogni gruppo di avvocati che prendono 2 piani di uffici, di maniera che avere una recezionista al pian terreno, eccetera, eccetera, è direttamente come se fosse che tutta la torre era di loro. L'ho fatto perché una cosa così costa di più e io devo trovare qualche maniera di assicurare che il cliente possa recuperare l'investimento. Questo è un progetto che ancora va avanti, mi dicono adesso che ha cambiato il governo a Madrid, è un museo che una istituzione filantropica regala alla città di Madrid, esattamente di fronte al Museo del Prado, con queste 2 facciate verdi che hanno l'avvantaggio, perché sono orientate certamente verso il sud, di diminuire il carico calorico sul palazzo e in più assorbire l'acqua della pioggia, che il sistema
delle cloache di Madrid non sono in grado veramente, perché non sono stati sviluppati abbastanza, non le hanno modernizzate. Pertanto questo, almeno tutta l'acqua che cade sulla facciata, tutta l'acqua che cade sul tetto sarebbe assorbito nelle facciate, in più naturalmente creare dentro di questo sarebbe un museo di architettura e design. Corro perché ho paura di che... Fulvio, scusa, c'è ancora tempo? Guarda, sono 12 minuti, d'accordo? Dopo colperanno a te. Okay. Adesso ho bisogno del tecnico che mi venga a salvare. Sì, deve alzare la voce. Però si alza la voce, e quello sì, abbiamo visto che funziona. Questo firmino ha un grande vantaggio, perché io smetto di parlare. You did many different things. You designed these regions, articulated office chairs, green buildings, vertical gardens, you write essays, you hold conferences, you exhibit your work at MoMA, you can initiate cultural tendencies. How would you describe yourself? Don't pretend to be modest. Didn't you feel alone and emarginated when you started developing your architectural ideas of the green or the gray? Sì, e per un bel pezzo, ma ora, a 30 anni di distanza, ho generato figli, nipoti e non pochi bastardini. Vedere che Renzo Piano, Jean Nouvel, Tadao Ando e molti altri utilizzano materiale d'origine vegetale nel loro progetto mi fa capire che la mia missione sta dando i suoi frutti. In più, sentire che alcuni di loro vantano la paternità di queste idee mi fa sentire un personaggio mitologico, ma so che è solo un caso di predestinazione freudiana. You seem to love trees. You're a tree lover. Is there something of the druid in you? Adoro gli alberi. Nel mondo occidentale si c'è un albero è perché qualcuno l'ha piantato o lo ha lasciato. Un nuovo giardino fatto dall'uomo si è presto sostituito a quello che ci era stato dato in origine. Ora dobbiamo trovare una definizione nuova di natura filosofica di che cosa è la natura. Una definizione che comprenda l'architettura come uno dei suoi componenti inscindibili. Solo così si potrà stabilire un patto sempre rinnovato per riconciliazione dell'architettura con una natura in continua evoluzione. When you design, what is the mental process through which you go through? Io ho sempre creduto che il colmo della sfortuna accade quando la idea arriva prima delle immagini. Un'idea viene a volte in parole e le parole fanno parte del nostro bagaglio linguistico già preparato.
costituito. Le parole denotano una tipologia prestabilita e che è stata culturalmente concordata, se non addirittura connotano uno stereotipo. Inibiscono al manifestarsi dei nuovi significati, ossia dell'invenzione. Io mi sono sempre battuto per progettare senza usare parole. È un processo che mi impone di eliminare dal mio processo progettuale qualsivoglia pensiero linguistico o di cercare di entrare, o delle grucce linguistiche, cercare di entrare in uno stato dell'essere anteriore al linguaggio. What is your political position? Solo avanti. A me interessa solo proporre modelli alternativi di futuro per poter cambiare le nostre azioni nel presente. What's your existential wager? La poesia. Do you believe in the Gaia theory? Gaia non è una teoria, ma è una ipotesi poetica. E io tifo per la poesia. Does your architecture have a universal subject? Io ho sempre pensato all'architettura come a un atto dell'immaginazione creatrice di miti. Credo che il vero compito dell'architettura inizi solo dopo che sono stati soddisfatti i bisogni funzionali e comportamentali. Non è la fame, ma l'amore e la paura. E talvolta lo stupore che ci fanno creare. Il contesto culturale e sociale dell'architetto cambia sempre, ma il suo compito, almeno per me, è sempre lo stesso: dare forma poetica al pragmatico. Your work is vividly pastoral. Do you have any hope for the future of urbanism? Or, if I may put it more bluntly, do you have any green urbanistic ideas? Per esempio, Fukuoka, il Palazzo Fukuoka, dimostra che si può avere il verde e il grigio, uno sull'altro. E al tempo stesso si può restituire alla comunità il 100% della terra coperta dall'impronta dell'edificio, sotto la forma dei giardini accessibili a tutti dal piano terra. Per me, questo edificio, penso io, è la prova tangibile del fatto che il concetto dominante secondo cui, diciamo, la città sono per gli edifici, la periferia per i parchi, è un'idea sbagliata e malsana. L'edificio di Fukuoka dimostra, una volta per tutte, che si può avere un edificio e un giardino, il 100% dell'edificio e il 100% del verde che gli abitanti dell'edificio e i loro vicini desiderano. Would you care to place yourself within the context of architectural projection? How do you see James Wines, Ken Yang, Michael Reynolds? So che può sembrare presuntuoso, ma io ho la pretesa di essere precursore dell'attuale produzione architettonica che si interessa di problematica ambientale. Tutta la forza delle mie idee architettoniche, sempre che ci siano idee, viene proprio dalla mia ferma convinzione che l'architettura non debba solo essere pragmatica, ma che debba anche commuovere. E in quanto a coloro che professano il mio credo architettonico, a me non mi interessa se coprono l'insalata le loro opere, ma mi interessa se le loro opere riescono a suscitare emozioni. Francamente, se un'opera verde non parla al cuore, che uso ha? È soltanto una costruzione come tante. Do you believe that nature is benign? Ritorniamo un pochino all'inizio. Se la natura ci avesse voluto accogliere con l'aspetto così come siamo, non avremmo avuto bisogno di costruirci dimore. Tu credi che io cerchi di sollevare l'angolo di un praticello erboso per coprirmi come se fosse una coperta magica? Che così facendo io cerchi di addomesticare la natura? E credo che nel nostro tentativo di controllare la natura, questa natura che abbiamo trovato, abbiamo creato una seconda natura, una natura fatta dell'uomo.
e che c'è adesso e esiste un intricato rapporto con la natura che ci è stato dato. Noi dobbiamo ridefinire l'architettura come un aspetto di questa nostra natura fatta dell'uomo, ma per farlo prima dobbiamo ridefinire il significato contemporaneo della natura. Forse ci serve una nuova accademia filosofica. Vogliamo chiamare a questa istituzione la Universitas? Cioè dire il tutto? Do you believe in the sublime or in a sublime? Se una opera architettonica non parla al cuore, che senso ha? È soltanto una costruzione come tante. Io non mi vergogno di dire che nel mio lavoro perseguo il trascendentale. Lo so, è inafferrabile, è elusivo, ma sono fermamente convinto che lo si possa evocare. How have you changed your thinking about architecture and its role in social and environmental reform in the past few years? Are you as idealistic and as hopeful as you were 20 years ago? Io non definirei coraggioso chi marcia in pallido in battaglia, ma piuttosto a chi è tremante continua ad avanzare, perché sa che è quello che deve fare. La lucidità della paura, se non paralizza, è la medaglia dell'onore. Io ho sempre saputo che la mia ricerca dei modelli alternativi per un futuro migliore sarebbe stata rifiutata, derisa, o che sarei rimasto da solo a abbaiare la luna. Ho sempre avuto presente che il pazzo che lanciava sassi alla luna non l'ha mai colpita, però alla fine nessuno nel suo villaggio riusciva a lanciare i sassi così in alto. Io continuo a sentirmi idealista. Are you interested in recent developments in environmental technology? Are you using some of these innovations in your recent projects? A me interessa moltissimo qualsiasi tipo di tecnologia. Infatti, io sono uno di quegli architetti che non si limita a progettare nel dettaglio le proprie opere in scala 1:1, ma io so anche come produrre in massa quei dettagli. Naturalmente questo è dovuto al fatto che mi occupo anche di industrial design. Io progetto, ingegnerizzo e risolvo ogni genere di problema di produzione che presentano i prodotti che invento. No, quello che io credo è che il solo modo di risolvere davvero i problemi che la tecnologia può porre alla società consiste nell'utilizzare la tecnologia. Il problema della società tecnologica sta nel fatto che è analfabeta in materia e quindi è alla mercé della malia della tecnica e dei dettami dei suoi alti sacerdoti. Ma l'uso pirotecnico della tecnica non andrebbe confuso con l'architettura. Well, as many architects, you master rhetoric and you speak with eloquence. But tell me, what have you realized in the last 30 years? Ho passato gli ultimi 30 anni della mia professione a proporre e a creare degli edifici che restituiscono alla comunità quanto più verde è possibile. In certi casi sono riuscito a restituire quasi tutto il terreno sotto la forma dei giardini, e in quel caso restituendo alla comunità la stessa superficie che l'edificio occupa. Per esempio, puoi guardare il progetto del centro atletico e culturale Michael a Shinsandan, in Giappone. In tutti i miei progetti ho cercato di restituire alla comunità, sotto la forma dei giardini che sono collettivamente fruibile, quanto è possibile, se non tutta la terra che occupa la pianta del mio edificio. Per esempio, l'edificio è di 100.000 metri quadrati, destinato a uffici, a teatro, a spazi espositivi che io ho progettato a Fukuoka in Giappone, dimostra come si possa riuscire anche in un contesto densamente urbanizzato a fare quello che io propongo. Un altro esempio potrebbe essere il progetto Perelleni a Roma, che dimostra come è possibile creare dei giardini, in questo caso verticali,
nei piccoli spazi di terreno di un edificio alto. Per esempio, il mio progetto attuale, che è in costruzione per il grande ospedale da 600 letti a Mestre Venezia, è stato visto come se fosse una macchina per guarire, una macchina verde per guarire. You have pursued an environmental sensibility for many years, but the mainstream architectural scene has continued to marginalize your work. Do you have an explanation and a trip to explain the situation? Senti, chiunque cerchi di parlare una lingua nuova non dovrebbe stupirsi di non essere compreso. Naturale, lo emargineranno. Certamente. La solitudine non mi fa paura, non mi interessano tanto almeno l'onore che conferiscono gli uomini, ma mi interessa il sorriso degli angeli. Where do you see the green movement going in the future? Si ramificherà. Il cosiddetto movimento verde è un grande ombrello dove, attualmente, non oserei fare molta luce, perché le ombre stanno ancora cercando i propri corpi. Questo è uno stato di consapevolezza e non rappresenta ancora una realtà concettuale, perché manca un sistema di discorso preciso e di struttura teorica che gli permetta di trasmettere un complesso di conoscenza e di sottoporre questa conoscenza a una costante riesame. È un atteggiamento per il momento, non è ancora un principio. Adesso, vuoi lasciare che i nostri pochi accoliti se ne accorgano? Sciagurato è lo sciamano che rivela che la sua magia si regge su una cucitura molto sommariamente imbastita. On a conceptual basis, tell me, what do you consider to be your biggest breakthrough? Penso che il mio principale contributo sia stato quello di dimostrare che si può evocare lo spirito dell'architettura senza usare gli elementi canonici dell'architettura tradizionale, che si può fare architettura anche con un mucchio di fieno. Which of your works do you consider the most important and why? Tra i progetti più importanti, almeno per me, c'è la Casa del Retiro Spirituale. Con questa casa io ho voluto realmente ripensare l'architettura. La unica cosa in questa casa che sta in piedi è la facciata, che appare come una maschera. Un surrogato dell'architettura. Si vedono solo due muri contro il terreno. Uno potrebbe dire che con questo artificio ho cercato, ovviamente in modo retorico, per riformulare l'architettura come un processo culturalmente condizionato per ritornare alla nozione primordiale di dimora. What do you dislike the most about mainstream architecture today? And what do you like? No, don't talk about individual architects, rather about tendencies and directions. Io disprezzo con tutto il cuore questa internazionale della finestrina squadrata. Naturalmente, con perdono di Joseph Hoffman, quelli suoi quadratini erano pieni di grazia. Io provo un certo rancore contro coloro che continuano a spremere il movimento moderno che ormai è completamente compreso e stereotipato. Lo fanno contorcendo le pareti e piegando gli angoli. Per me non fanno altro che vendere vecchie saponette in una confezione nuova. Beh, allo stesso tempo, tra 10 anni, così come con il postmodernismo, non rimarrà niente. Thank you.
Se c'è qualche domanda, so che siamo tutti rimasti molto colpiti, soprattutto dalle ultime maledizioni che hai lanciato all'architettura del tuo tempo, ma se c'è qualche domanda che volete fare, o altrimenti possiamo pregare Emilio Ambas di sedersi qui e poi rispondere alla fine. Sì, La mia domanda è se c'è qualche risposta. Allora direi che sì, ti devi sedere qui, che poi alla fine, quando avrà esposto i suoi lavori anche a Tito Stocchi, magari se poi tutte e due vi sedete qui potete prendere qualche domanda del pubblico, perché vedrete che il raffronto diciamo fa vedere una differenza, ma anche una grandissima sinergia. E soprattutto, visto che Emilio diceva che l'architettura è soprattutto un atto mitopoietico, vedrete come si può costruire poesia con degli approcci diversi, cioè che l'obiettivo è comune, ma i metodi sono personali, sono individuali, sono idiosincratici, e certamente Attilio Stocchi da questo punto di vista è veramente un grande poeta. Vai, Attilio. Voilà. Una breve premessa, proprio solo di un minuto, che penso che sia utile per comprendere poi le immagini che seguiranno. Sono stato entusiasmato della conferenza di Ambas, per cui sono un po' emozionato di partire per secondo dopo aver visto cose così belle. Comunque cerco un attimo di raccontare il... Non funziona. Diciamo, svelo d'anticipo un po' il mio modo di vivere la natura e di progettare. Quando il botanico svedese Linneo, e questo è un suo erbario, divide il mondo in tre regni, fa secondo me un'operazione assolutamente meravigliosa dal punto di vista scientifico, ovviamente ponendo le basi della scienza naturale, perché teorizza e codifica in modo esemplare ed esaustivo il modello aristotelico nel sistema di classificazione e di definizione delle piante. Cioè, da una parte le divide le piante, gli animali e i minerali mediante genere e specie, ma soprattutto per me fa un'operazione importante dal punto di vista poetico, comportamentale, relazionale, perché spiega come lui si avvicina, come ci si debba avvicinare al mondo della natura. Bisogna chiamare e riconoscere, diciamo, i personaggi di questi regni, vedete il sottotitolo Regna Tria Nature, con un cognome e un nome, un po' come le persone, come dire, lui aveva questa bellissima frase che ho appeso in studio che dice nomina sinescis peritet cognitio rerum, cioè se non conosci il nome delle cose muore anche la conoscenza delle cose. E soprattutto Linneo per me ci insegna una cosa, che bisogna avvicinarsi al mondo della natura come quando ascoltiamo una fiaba, lui che stiamo entrando in un regno praticamente. Quando lui in queste decine di pagine disegna le piante e gli dà un nome, le paragona e le confronta con le stelle, con il sole, con gli occhi stupefatti di un bambino, con lo stesso senso di meraviglia, diciamo, che ha un bambino quando sente per la prima volta una fiaba. Ecco, diciamo, questo approccio, chiamiamolo enciclopedico ed emotivo, è uno dei modi con i quali io cerco di costruire i mondi, che a me piace chiamare quasi regni o reami, che hanno come ingrediente, a volte come soggetto, la natura. Mi è stato chiesto, diciamo, di presentare in realtà due lavori, che sono due cantieri a Milano. Nel cercare di pensare a questa conferenza, ho provato a vedere che dei 25 progetti che ho realizzato, che adesso non vi faccio solo vedere tre o quattro in una carrellata, quasi tutti, senza rendermene conto, avevano sia che fosse un'installazione come soggetto la natura,
sia come fosse appunto il padiglione dei padiglioni, sia come fosse questa passerella Vaprio, ognuna aveva, come dire, come dialogo simbiotico la natura, come se la natura fosse non una, un componente, ma proprio un ingrediente fondamentale. Questa è una passerella che si ispira ai vortici di Leonardo. Questo è il padiglione che c'è davanti alla Triennale, fatto con 2700 finestre, ognuna delle quali studiata, che si relaziona al paesaggio intorno, con questi, diciamo, tronchi che cercano di dialogare con gli alberi intorno. Però, seguendo appunto anche il consiglio del professor Irace, ho voluto proprio presentare due progetti fatti a Milano, di cui uno è ancora in cantiere, che per me hanno comunque come parola comune, e mi piace molto, questa frase di Spinoza, un po' Deus sive natura, cioè tutto quello che noi abbiamo attorno è natura. Cioè, era Victor Hugo che diceva se sveli la natura, sotto c'è Dio. Una sorta di architettura, chiamiamola panteista. Oggi quindi, come vi dicevo, vorrei presentarvi questi due progetti, chiamiamoli tre perché vi farò vedere anche un'installazione in mezzo, che a me piace chiamare paesaggi orma. Orma è una parola che mi è cara, è un segno del passato che riemerge. Paesaggio orma per me è quel luogo che attraverso la natura riecheggia le voci antiche. Pasolini, in un bellissimo scritto, diceva: io sono una forza del passato. Ecco, io mi piacerebbe che voi riusciste a vedere nei progetti che vi farò vedere come se fossero dei braceri, cioè tre spazi creati con il verde, dove, questa è un'opera di Fontana che anche per me dà il senso dell'orma, dove la natura, il mondo vegetale, diventa veramente soggetto costitutivo del fare architettura. Parto dal primo, che è un cantiere. Stamattina ero in questo cantiere nel centro di Milano, che si chiama Panna. Questo progetto nasce da un libro meraviglioso, che è un libro scritto una decina di anni fa, che si chiama Anfiteatro Nature. Questo libro narra una storia che per me è bellissima e racconta come il Colosseo di Milano è stato per secoli un luogo dove andavano tutti i pittori a ritrarre questa meravigliosa flora che vi era al suo interno. Adesso mi spiace che l'immagine è sfocata, ma vi racconto questa storia che è abbastanza interessante. Cioè, come sapete, il Colosseo era il luogo dove i gladiatori combattevano attraverso i Munera, ma era anche il luogo dove combattevano le fiere, gli animali, attraverso le Venationes. Si dice che queste centinaia di animali, durante l'inaugurazione di Tito nell'80 d.C., ne sono stati uccisi 5.000 in una volta sola, attraverso il loro pelo, attraverso le loro feci, attraverso il loro sangue, avesse disseminato il Colosseo di tutta una flora che veniva dall'Africa, dall'Asia, e questa flora ha trovato nel Colosseo una serra naturale, per cui dal 1400 al 1800 i pittori andavano a ritrarre il Colosseo non in quanto Colosseo, ma in quanto Amphitheatrum Nature. E questa cosa mi ha affascinato in maniera, ho detto, ma che meraviglia. Poi nel 1870 il sovrintendente della Casa Reale ha deciso di togliere questo ammanto di verdura e ha giustamente, da un certo punto di vista, raso al suolo questo meraviglioso orto botanico e ha costruito e ha rimesso in luce il Colosseo. C'era un elenco di piante impressionante. Questa idea ha suscitato in me questo pensiero. A Milano, come forse sapete, è stata capitale dell'impero, e però i goti, durante la guerra gotica, l'hanno rasa completamente al suolo. Vi è solo una piccola parte del circo, vi è le fondazioni di San Lorenzo, e del circo e dell'anfiteatro, questo, fino al 1930 non se ne sapeva neanche la esistenza. Nel 1930 hanno trovato delle fondazioni, ma è rimasto lì abbastanza abbandonato. Come vedete, non era neanche segnato. Sono state estratte queste 7-8 fondazioni, che in realtà non sono neanche fondazioni, sono le sottofondazioni. E questo è quello che si presentava fino a qualche anno fa. La mia idea era quella di, pensando a quel bellissimo libro, di cercare di ricostruire un anfiteatro.
fate conto che la situazione ambientale erano baracche abusive, piene di amianto, abbiamo passato 6 mesi a smaltire tra materiali tossici e altro. L'idea era quella di cercare di ricostruire quell'anfiteatro, non più un anfiteatro diciamo fatto in pietra, che non sarebbe stato più possibile, ma attraverso la natura, usando proprio come ingrediente gli elementi naturali. L'immagine è stata questa: se il Colosseo, chiamiamolo l'anfiteatro, non esiste più, perché non provare a immaginare che cosa sia la sua orma? Mi piace pensare che il Colosseo sia stato generato concettualmente da questo grande uovo, da questo grande asteroide che genera la cavea e che lascia a terra quest'orma. Ecco, il progetto che vedrete, che siamo in fase di cantiere, è proprio questo: ridisegnare attraverso il verde, ricreare un anfiteatrum nature. E mi piace doppiamente pensare, questo progetto poi l'abbiamo chiamato PAN, che è un acronimo di Parco Anfiteatrum Nature, ma anche perché prima era l'anfiteatro della guerra, l'anfiteatro di Marte. Ed è bello per me concettualmente passare da una divinità all'altra, passando dal dio della guerra al fauno, al dio dei boschi. È stata fatta un'operazione in cui la geometria, perché bisognava andare anche a capire dove andare a scavare e come, e quindi tutto lo studio anche della costruzione dell'anfiteatro, se era un'ellisse, un ovale a 4 o a 8 centri, ha contribuito. E l'idea è proprio questa: andare a scavare, vedete com'è adesso la costruzione, e andare a ricostruire questo senso di quello che è stato. Questa è l'ipotesi di come erano le fondazioni. Questa è l'idea di come si potrebbe riproporre, diciamo, il tema del colonnato esterno. Questo è il tema del primo piano, attraverso, diciamo, come se fosse una sorta di giardino all'italiano, attraverso il cipresso, attraverso il mirto, attraverso il ligustro, attraverso il bosso. Diciamo 3 piante anche fortemente architettoniche, che hanno anche dei nomi bellissimi, se pensate al ligustrum, che vuol dire legare, al mirto, sacra venere, al bosso, da cui deriva la parola bussola, con cui venivano costruite, al cipresso, che è tra le piante quello più architettonico. Per cui un filare di cipressi, bossi, mirti, e questo è il progetto approvato sia dalla sovrintendenza che dal comune, nel quale viene ridisegnata l'orma, viene ridisegnato questo anfiteatrum nature, come fosse un, questa è un'ipotesi del disegno dell'arena, e questa è un'immagine proprio di ieri del cantiere, in cui stiamo scavando, stiamo cercando anche di capire bene la geometria dell'anfiteatro, per poi al di sopra costruire questo parco della natura. C'è questa frase di Karl Kraus che mi piace moltissimo, che dice: Ursprung ist das Ziel, l'origine è la meta. Vuol dire, quando parlo di questi paesaggi orma, vuol dire pensare che l'origine è il nostro bersaglio, il nostro punto di arrivo. Vuol dire che la orma, il paesaggio orma, può essere una nuova ripartenza. A me piace molto pensare che la tradizione, come dire, andare alla ricerca di quello che era un tempo, non è tanto il culto della cenere, ma è una sorta di tenere viva la brace, accarezzare la storia. E la natura può aiutare in questo processo di metamorfosi, può aiutare in questo processo di metamorfosi per ridare vita ai luoghi. E mi piace anche pensare che questa parola PAN, appunto, che è l'acronimo che vi dicevo, non è solo quindi un panottico o un panorama, come un luogo della visione, ma è anche una panacea da un certo punto di vista. Un luogo della cura, dove la natura, con la vista delle piante, il loro profumo, con la calma e la sua costanza, può lenire questo luogo affascinante, che è stato un luogo, diciamo, terribile, anche di dolore. Basti pensare a che cos'era l'anfiteatro un tempo.
Il secondo progetto che vi faccio vedere è anch'esso, diciamo, una sorta di paesaggio orma. È molto diverso, è un'installazione che cerca di ricostruire quello che un tempo... c'è anche qui una storia che do affascinante. Si dice che Milano avesse due cuori. Cioè Milano, quel centro che voi vedete, che è vicino a Piazza Mercanti, è baricentrico a due antichi cuori, un bosco celtico e il foro romano. Al posto del foro romano, Federico Borromeo poi ha costruito la biblioteca ambrosiana, del bosco celtico si sono perse le tracce. Mi è piaciuta e ho sperato e ho proposto, ovviamente non era possibile ricostruire un bosco nel centro di Milano, di ricostruire questo bosco anche solo per una settimana, una sorta di paesaggio artificiale che ricostruisse quell'antica immagine. Mi piaceva pensare a questo bosco sacro, alle persone avvolte nella nebbia e colpite dalle luci. C'è una bellissima frase latina che dice che i boschi si dividono in tre categorie. Il nemo è il bosco ordinato, il silva è il bosco disordinato della selva, e poi il lucus, che cos'è? Il lucus est multitudo arborum cum religione, cioè il bosco sacro è quel bosco colpito dal raggio di luce. Allora nella mia idea si delineava il fatto di creare una sorta di radure, far entrare delle persone, trafiggerle dalla luce e fargli provare una sensazione immersiva. La natura è tante cose, come sono quei famosi tre regni. Sono appassionato al mondo, diciamo, dell'ornitologia. Ho diciamo, registrato 80 canti di uccelli, li ho codificati e li ho messi con una sorta di sequenza in spettrogramma. E ho pensato di fare uno spettacolo dividendolo attraverso le 8 parti del giorno, attraverso, non so, nell'alba cantava il Motacilla Alba, che è la ballerina bianca, alla sera l'Eritacus Rubecula, e all'interno di questo, questi sono dei diagrammi in cui a ogni colore corrisponde il piumaggio dell'uccello corrispettivo. E questo è il bosco. A ogni palo corrisponde il nome di un animale, e a ogni palo verrà illuminato del colore del piumaggio dell'animale. C'è una frase di Suto de Mura che mi piace molto, che scriveva questo paradosso: per avere una certa atmosfera naturale deve essere tutto artificiale. 80 people per 80 trees, diciamo 80 persone entravano in questa radura e rivivevano quell'antico sensazione, credo, di entrare in una radura sacra. Come vedete, ogni albero ha il colore dell'uccello corrispondente. Mi piace pensare che a distanza di anni dall'evento, a Milano sia stata organizzata una raccolta di firme in ricordo e in onore di Cuore Bosco per cercare di ricostruire quel bosco antico. Cioè quel paesaggio orma che avevo ipotizzato e anche solo, diciamo, e realizzato anche solo per 7 notti, aveva funzionato. Cioè aveva lasciato una traccia, o meglio, aveva proprio ripreso e ricalcato quell'antica orma, riportando alla luce quei racconti fantastici, quasi mitici, di un bosco che era stato fondativo di una città. Questo è sempre a Milano, l'altro progetto che volevo farvi vedere è un giardino. Questo sulla sinistra che vedete è l'orto botanico, e quell'altro che vedete in fondo è il giardino di Palazzo Citterio, che era una montagna abbastanza impressionante di detriti e di pattumiera, che era abbastanza difficile immaginare che cosa si potesse fare. La cosa che, proprio riferendomi al ragionamento che facevo prima di Linneo, di dare un nome alle piante e rispettarle come fossero delle persone, mi è venuta in aiuto per progettare, e vedete tutte quelle etichette bianche. Non sapendo da che parte partire, ho schedato tutti gli alberi a 53, a 52, e ho cercato di capire che cosa si poteva fare.
contravvenendo a quello che mi consigliavano i botanici, paradossalmente, di tirarli giù tutti perché erano delle piante selvatiche, la maggior parte, ho pensato che invece si doveva partire proprio dalla pianta come elemento costitutivo per progettare questo spazio. E poi non fosse altro la pianta, anche solo col suo colletto, mi dava un punto di partenza per andare a ridisegnare questa collina. Per cui attraverso proprio un processo di numerazione e codificazione ho nominato tutte 54 le piante. Mi era poi un'altra cosa che poteva aiutare nel processo di metamorfosi, di ricostruzione di questo spazio, bisognava ricostruire una serra. E questa era la serra che dopo un secolo era stata abbandonata ed era in queste condizioni. Quindi avevo, tra virgolette, due macerie, le piante che erano mezze secche, selvatiche, e questa serra distrutta. Ho fatto appunto anche qui l'operazione simile a quella delle piante, di cercare di ordinare queste pietre e cercare di capire come si poteva fare. Come in tutti i progetti che cerco di fare, cerco di capire, fare una sorta di sceneggiatura. Qui a Brera, come vi dicevo, questo era il giardino che dovevo costruire, questo era l'orto botanico di Brera. E pensavo che fossero due vite parallele che bisognava far dialogare e condividere. A Brera, per chi è stato, c'è questo bellissimo Canova, c'è questo bellissimo Napoleone fatto da Canova in veste di Marte Vendicatore. Per pura casualità c'è anche questo bellissimo osservatorio dove sono stati trovati i canali di Marte, sempre, come dire, e infine, come potete vedere, l'orto botanico di Brera è disegnato come fosse una sorta di accampamento militare, è stato definito un giardino marziale. Allora, quindi uno dei due componenti era, come dire, qualcosa di estremamente geometrico e militaresco. Dall'altra vi erano queste bellissime erme abbandonate nel giardino e mi è sovvenuta anche la storia, credo poetica, che Hermes è nato in una grotta. Il nome Hermes forse non si sa, ma deriva, prima vengono le erme, poi Hermes, erano queste pietre abbandonate alle quali poi i greci hanno dato il nome di una divinità, per cui non è il dio olimpico, ma è il dio che nasce sottoterra. E poi in maniera incredibile, in quella diciamo discarica a cielo aperto, nel momento in cui la si modellava e si vedevano le antiche planimetrie, aveva la forma di un'ala, avevo sovrapposto e sembrava una sorta di ala di un acero, un po' come un'ala di Hermes. E il progetto quindi prendeva già una sorta di piega in cui mi piaceva questo dialogo tra questo giardino marziale dedicato a Marte e al suo fratello Mercurio, quindi ispirato all'ala di Mercurio. La storia si faceva ancora più intrigante per chi conosce la storia di Milano, perché in quel luogo vi erano stati gli umiliati, poi cacciati dai gesuiti, e gli umiliati avevano questo doppio simbolo del sole e della luna, come se gli umiliati erano questa congregazione che, non so, che erano gli unici che non mettevano le chiese orientate a est ma le mettevano a sud, come a mirare il sole. Infatti c'è Mirasole a Milano che guardava, per cui anche loro vivevano di questa doppia anima, come dire, solare, militaresca, e invece lunare e ombrosa. E questi sono i primi disegni e immagini che facevo, in cui mi piaceva l'idea di sovrapporre Mercurio a Marte, questa ala di Mercurio che si andava a sovrapporre ai canali di Marte dello Schiaparelli. C'è un altro epiteto di Mercurio, di Hermes, che dice poikilos in greco, che vuol dire sfaccettato. E poi era bello l'idea che da questa grotta potesse poi nascere questa miriade di percorsi. Questo è un po' il disegno che si stava configurando, e queste pietre che vi ho fatto vedere, alcune sono state utilizzate proprio per ridisegnare gli ingressi, e altre, chiedendo l'aiuto al maestro Mimmo Paladino, ha preso le pietre di scarto con grande generosità e ha costruito un meraviglioso muro, che lo ha chiamato un muro longobardo,
che a me in realtà mi ricorda, non so se avete in mente, il muro dei Lari. Nelle case romane vi erano i Lari, che tra l'altro sono figli di Mercurio, con queste nicchie, in cui nel giardino i romani poi posavano le loro divinità. Per cui Paladino, con una straordinaria generosità, ha regalato questo progetto componendo le pietre di scarto di queste di questa serra. L'immagine della tartaruga è un altro simbolo di Mercurio, e quindi, come vedete, in questo giardino completamente iniziava a prendersi una forma in cui gli elementi cardine erano proprio gli elementi della natura, mi viene da dire. Queste piante selvatiche, perché sono, a volte erano degli alianti, a volte dei Celtis occidentalis, australis, dei fichi, lasciate nel loro posto, che venivano, mi viene da dire, omaggiate da una sorta di aureola. Veniva presa un elemento della serra e veniva, come dire, cioè il giardino veniva creato da, verrebbe dire, dalle pietre scartate, dagli alberi da buttare. Adesso non vi faccio vedere altri progetti, vado avanti con questo, ma ho abbastanza un'ossessione rispetto alla geometria. C'è questa teoria che dice che l'esagono è il mondo minerale, il pentagono è il mondo vegetale e animale. In questo progetto, come forse si vede dalle foto dall'altro, ho cercato sempre di combinare esagoni e pentagoni in una sorta di gioco all'inseguimento e di metamorfosi tra questi tre regni. Ho plasmato attraverso queste scarpate, perché era una scarpa, era praticamente, ho ridisegnato più o meno questa scarpata estremamente pendente, per cui ho dovuto fare delle cose controterra. Ho cercato di realizzare questo modellino. Questa è l'immagine dall'alto, e queste sono queste aiuole. Là è dove Schiaparelli aveva trovato i canali di Marte, vedete questa sorta di percorso, anche sempre ispirato a Mercurio, che si diceva che era il dio delle divinità e dei crocicchi. Ecco, sempre in questo spirito un po' di racconto e di magia, vedete queste, diciamo, pietre abbandonate, che le ho sistemate in questo punto grazie agli operai, che gli operai li chiamavano, dove li mettiamo questi maiali, perché avevano proprio la forma del grugno del maiale. E sempre in un gioco un po' di, come si può raccontare appunto una fiaba, Maia era la madre di Mercurio, che aiutava i viandanti. Allora ho messo i musi orientati secondo i quattro punti cardinali, per cui nelle foto dall'altro vedrete che c'è il nord, il sud e l'est, sono messe a indicare la strada. Il retro serve invece ai bambini per sedersi e osservare un'altra parte del giardino. Il gioco successivo è stato quello, nel costruire questo giardino sono state quindi seguite alcune regole di piantumazione. Ecco, qui vedete il gioco tra pentagono e esagono per dare un po' continuità al giardino, la essenza piantata qui è la stessa che nella scarpata, per dare maggiore plasticità progetto. E in una sorta di gioco alchemico, e anche forse fortunato, ogni pianta, siccome era un giardino in ombra, è stata scelta per essere piantata in ombra, ma è stata scelta anche ricordando Hermes, cioè le parole non sono quasi mai, le piante non sono quasi mai bramose di sole, apolline, e ognuna ha una storia da raccontare che si intreccia con i caratteri della mitologia. Ed è molto bello poi anche quando vengono delle persone e si racconta, perché non so, vi faccio un esempio: abbiamo piantato delle anemoni giapponiche, pianta del vento anemosse, volatile come Mercurio, vicino all'Eleburus orientalis, che è la pianta della morte sacra Marte. Abbiamo piantato degli iris in onore di Iris, che è la messaggera, che è il corrispettivo femminile di Hermes, degli Acanthus molle e dei clerodendri, perché sono piante sacre. La Lavinca minor è la pianta che veniva piantata nell'antichità sulle bare dei defunti in onore di Hermes Psicopompo, l'Ophiogonum, che Ofisse serpente Pogon barba, sono in omaggio al Coduceo e alle prime raffigurazioni barbute di Mercurio. Poi, ecco, là vi è un punica, vi è un melograno piantato vicino a un lauro, perché si dice che Hermes
ha inventato il fuoco sfregando il melograno e l'alloro, quindi in un gioco diciamo continuo di accensione e di metamorfosi. E anche qui fa abbastanza effetto perché dopo appunto le prime piantumazioni che vedete sono poche piante, poche piantine, dopo 6 mesi le piante si sono propagate e uno degli operai che viene dal Perù mi ha detto qui sembra di stare nella foresta amazzonica perché queste piante hanno invaso, questa è una delle indicatrici dei punti cardinali. Questo è il fico, che anche questa era una delle piante che andavano abbattute, invece seguendo anche il consiglio di Paladino lo abbiamo omaggiato con un'aureola attorno e potato con una sorta di ficus ruminalis dell'antica Grecia. Quello è l'acanto, pianta ovviamente sacra nell'antichità, messo vicino al muro dei Ilari. E poi anche le pochissime piante che abbiamo aggiunto, le abbiamo aggiunte che avessero delle bacche per attirare gli uccelli. Quindi abbiamo aggiunto del pero corvino, abbiamo aggiunto del biancospino e tutti questi piccoli alberelli che abbiamo messo al centro di queste aiuole sono tutte piante che sono servite per attirare ulteriori animali. Mi piace pensare qui al grande De Chirico, che scriveva un ragionamento che ho pensato quando ho progettato la collina di Hermes, che vi leggo velocemente. Il paesaggio chiuso nell'arcata di un portico, come nel quadrato nel rettangolo della finestra, costretto nella geometria umana, acquista maggior valore metafisico perché si solidifica e viene isolato dallo spazio che lo circonda. L'architettura completa la natura. Fu questo un progresso dell'intelletto umano nel campo delle scoperte metafisiche. Cioè, mi piace molto pensare che questa costrizione, in questo caso dei recinti, è come se amplificasse il sentimento della natura. Ecco, chiudo con questa immagine che mi un po' casualmente è venuta fuori ieri, che nel montare questa presentazione, una sorta di titoli di coda con una serie di piante che ho utilizzato nei miei progetti che rendono omaggio alla natura con i suoi nomi. Come il Linneo, vi dicevo, amo i nomi delle piante scelti per descrivere le loro qualità, aspetto e proprietà. Pensate a Impatiens per il disperdersi dei semi appena maturi, Vinca per i sottili rami adatti alle gare, Gladiolus, piccolo gladio. E come dal titolo di questa piccola lecture, amo la natura, che è il participio futuro del verbo nascere, che sprigiona la forza del regno vegetale animale, che è praticamente l'emblema di qualcosa che vuole iniziare a vivere. Amo la natura per quella forza della sua vita che viene da lontano, da molto lontano. Tidia, siediti pure qui. Grazie a Tidia. Allora, abbiamo qualche minuto, se anche Emilio vuoi venire qui. Se avete qualche domanda, curiosità, contestazione ovviamente, possiamo approfittare della possibilità di avere ancora gentilmente la loro presenza. Ecco, come dicevo all'inizio, la scelta di questo abbinamento anche di due generazioni, ma anche due mondi culturali, perché Emilio, come ha ricordato, è di origine sudamericana, argentina, e poi trapiantato in America, però ha sempre vissuto in Italia. Vorrei ricordare che Emilio Ambaz è stato chiamato appunto il Messia, ha avuto premi a non finire un elenco, ma uno
dei titoli diciamo onorifici a cui lui tiene di più è quello di essere stato nominato commendatore della Stella d'Italia. Ecco, quindi un riconoscimento che il Presidente della Repubblica gli ha fatto per anche il servizio di diffusione della cultura italiana. Ci ricordiamo tutti questa mitica mostra al MoMA del 1972, Italy, the New Domestic Landscape, e quindi diciamo e tante culture messe assieme. E Attilio, diciamo, come l'avete sentito parlare, diciamo, più italiano di lui non è possibile avere, ecco, diciamo, la sua passione per la filologia, la sua passione per le piante, la sua passione per il mito, questa bellissima, a titolo anche che lui ha scelto alla sua conferenza, questo titolo Nascitura. La natura non è un oggetto, non è un albero che pianto sopra il tetto di una casa per dire che sono verde, ma la natura è un processo. Quindi riporta, diciamo, la natura e l'architettura sullo stesso piano, perché sono due progetti entrambi. Quindi uno è stato un progetto governato da Dio, se ci credete, o da qualcuno, diciamo, che è al di fuori di noi, del nostro mondo. C'è un programma genetico che noi ogni giorno andiamo scoprendo nelle sue incredibili novità e meraviglie, però è un progetto, obbedisce a una logica di un progetto. E ovviamente l'architetto nel suo piccolo, come si dice, un piccolo Dio, cioè nel senso che se è un vero architetto, il progetto è una cosa che si sta facendo in fieri. Quindi voi, insomma, anche la maniera in cui lui l'ha presentate, si vede chiaramente, sembrava un ostetrico che spiegasse, o un ginecologo che spiegasse a una figura, futura mamma, la radiografia del feto, ecco, dice tutto quello che sta per succedere, tutto quello che succederà. E quindi questo mi sembra anche una maniera di riportare il progetto con i piedi per terra, cioè nel senso di riportarlo in una dimensione umana, empatica, vicino a noi, che devo dire latita molto nel mondo dell'architettura. Noi siamo abituati a sentire gli archistar, siamo abituati a sentire le stravaganze, eccetera, eccetera. Mi sembra molto, almeno io, diciamo, lo amo moltissimo, mi fa anche una certa emozione nell'aver sentito queste due lecture così diverse ma così simili oggi, che l'architettura in realtà sia questa. Ecco, quindi volevo solo dire questa parola alla fine per capire dove fosse un po' nata anche l'idea di questo abbinamento sotto questa hashtag di codice verde. Però detto questo, invece, se visto che siamo rimasti, c'è un nucleo duro di affezionati auditori, ecco, se volete rivolgere qualche domanda, qualche consiglio, farvi firmare qualche check, ecco, loro due sono qui, sono, come vedete, persone molto amabili, alla mano, quindi non c'è da avere nessuna soggezione, ecco. Sì, prego, possiamo... Volevo chiedere una cosa. Entrambi affrontano la natura in chiavi diverse, ed è per l'uomo, e l'uomo deve rispettare la natura. Mi chiedo, ultimamente, naturalmente, è su tutte le pagine di tutti i giornali, di tutti i media, il problema dei cambiamenti climatici e quindi di quello che l'uomo invece procura alla natura. Volevo sapere, essendo le vostre architetture, no, fatte di natura anche, come pensate di preservarle dai danni che procuriamo noi alla natura nei tempi a venire? Volete rispondere uno per volta? Prima Attilio? Non è facile. Non è facile. Ma diciamo, io uso una, diciamo, capisco la domanda, ma rispondo, diciamo, in modo personale. Non riesco a lavorare a lunga scadenza. Quello che faccio io, vi sembrerà strano, vado una volta ogni 15 giorni in quel giardino di nascosto a fare manutenzione. Cioè, è una battuta a dirsi, però credo sempre, è una battuta ma sincera, nel senso che personalmente vado anche di nascosto a sistemare le piante, però credo che al di là della battuta ci vi sia una considerazione generale.
cioè tutti questi discorsi un po' della sostenibilità, dell'impatto dell'uomo che fa, io non riesco a viverli e anzi quando faccio, mi hanno detto di parlare della natura, ne parlavo quasi con una sorta di pudore, cioè mi sono accorto dopo tanti anni che lavoro con la natura, ma lo dico quasi di nascosto, nel senso che preferisco dire faccio un progetto su Hermes, per cui la natura per me, come dire, questi grandi problemi della sostenibilità ambientale non vanno vissuti in chiave ideologica, come dire, come l'uomo può fare la manutenzione della natura, com'è, ma in chiave personale, cioè se uno coltiva bene le proprie piante nel proprio balcone, il mondo migliora. Se uno appunto va in barca anziché andare in aereo è un pirla per me, scusate, nel senso perché non funziona così, non è quel gesto ideologico che fa la differenza. Se uno invece insegna al proprio figlio di piantare tutti i semini che trovi in casa, lì le generazioni a venire possono manutenere, nel senso manutenere cosa vuol dire? Con la propria mano praticamente, ecco. Se uno lavora con la propria mano ma non attraverso proclami ideologici, si può aiutare la natura. Penso che ognuno deve coltivare il suo proprio giardino e questo è l'unico contributo che uno può modestamente fare e assicurarsi che non causi un danno maggiore. Quello che con il lavoro dell'architetto sia possibile risolvere tutti i problemi, ci lo sogniamo, ma non è vero. Okay. Di nuovo, ognuno ha una responsabilità per quello che fa, assicurarsi che non causi danno, assicurarsi che le piantagioni che fa diano frutti, che non, danni, non facciano danni a quei frutti vicini. Però al di là di quel limite che ci imponiamo, che è abbastanza arrogante nella sua modestia, più io credo che non potrei fare. Sarebbe già moltissimo, certo. Okay. Bene. Le domande sono come i semi, quando cadono nel terreno giusto producono un albero. Io intanto volevo ringraziare veramente perché è stata molto bella. Faccio un pochino più il tifo per Ambas, per Emilio, perché sono stato un suo allievo e quindi però io direi che Emilio è prima della storia, perché è mitologico nelle sue cose. E l'ha detto anche lui nel video, no? Ha detto che sei un personaggio mitologico. Lorenzo è naturalmente dentro assolutamente la storia, in particolare quella classica, e mi è piaciuto molto anche il suo intervento. Ecco, e la mia domanda, però vorrei prima fare una battuta, perché rispetto a quello che diceva lei Stocchi sull'aspetto che noi dobbiamo personalmente essere quelli che cercano di coltivare bene il giardino che è poi la terra, io quest'estate ho riparato tutta l'estate il mio frigorifero, che era un frigorifero americano che aveva 11 anni e nessuno me lo voleva riparare e l'avrei dovuto buttare via, e mi sono messo lì con pazienza e alla fine sono riuscito in un mese di ferie a ripararlo, trovando i pezzi di ricambio che non esistevano più. Poi sentendo ieri una trasmissione televisiva, dicevano che praticamente se tutti riparassimo gli elettrodomestici allungando la loro vita, risparmierebbero molto di più di tutte le classi 3 più A, 3, della sostituzione, comprese contributi, e questo a livello planetario. E mi ha fatto molto pensare, perché è il nostro atteggiamento nei confronti delle cose, del nostro giardino, delle cose che abbiamo, più che andare avanti con proclami oppure riempendoci di codici e cose di questo tipo, perché altrimenti il paradigma non cambia. Adesso c'era questo Fyodor Capra, questo grande filosofo che scriveva appunto che noi dovremmo cambiare il nostro paradigma, ma se in realtà sostituiamo gli oggetti con altri oggetti, poi rimaniamo in una visione consumistica del mondo. Detto questo, la mia domanda era un pochino questa. Io, conoscendo Emilio, so che lui ha questo aspetto intuitivo estremamente profondo. Lei invece, Stocchi, a cosa si riferisce quando ha un'idea progettuale? Vedo che si riferisce molto alla storia, però ci deve essere comunque un'illuminazione, qualcosa che le fa accendere. Sì. Io sono stato per un anno dopo la laurea a Parigi
E mi ricordo che Jean Nouvel, che l'ho conosciuto bene, sono diventato amico quando non era così poi famoso, e mi diceva: l'unico trucco è quello di non disegnare. E, a parte che io disegno male, per cui questa frase mi faceva comodo, ma diceva: scrivere, scrivere, scrivere. Finché la idea non è chiara, non dovete progettare. Allora io, quando progetto, seguo questa regola, nel senso, scrivo proprio delle sceneggiature come fossero dei film. Scrivo, scrivo, scrivo e cerco di capire se è un'idea che è giusta. Se è un'idea che è giusta, poi, essendo architetto, cerco di tramutarla in spazio. Fossi un regista, la tramuterei in un film. Però credo proprio in un'idea, in una storia. E spesso, prima ancora di disegnarla, poi cerco di raccontarla a mia moglie, a mio figlio, per capire se è una storia, come dire, che ha un senso. Per cui credo, a proposito di regni, dei tria regna natura di Linneo o dei reami, mi piace l'idea che queste storie poi creino dei mondi. E è gioco forza che, essendo i tre regni più belli, il minerale, il vegetale e l'animale, i tre regni creati dal buon Dio, questi regni dialoghino sempre attraverso un gioco di metamorfosi con questi tre regni. Io spesso, quando faccio un progetto, dico: ma qui sono passato dal regno animale a quello vegetale o dal vegetale all'animale, come se queste ombre degli animali o dei vegetali poi rientrino e mi aiutino a corroborare, a rificare lo spazio. Non so se ti è più chiaro, ma la risposta è questa. No, scherziamo. Va bene. Altre domande? Altre curiosità? Va bene, allora grazie. Grazie a loro, grazie a voi. Grazie a tutti.